Per questo primo Dante D leggerò un breve passo della Vita Nuova, introdotto da Giuseppe Ungaretti, del quale celebriamo quest'anno i 50 anni dalla morte. In una delle sue lezioni brasiliane, Ungaretti diceva così: quando io apro un libro che mi è caro fra tutti, La Vita Nuova di Dante, e interpreto questo titolo a modo mio e dico che c'era una vita nuova in quel momento nel mondo, e c'era una vita nuova perché, se non altro, delle lingue parlate erano portate all'onore di lingua scritta, perché le lingue parlate incominciavano a diventare lingue letterarie, a fondare un certo numero di nuove grandi letterature, la mia attenzione cade naturalmente su questa osservazione del sommo poeta. E qui inizia la citazione di Dante. E non è molto numero d'anni passati che appariro prima questi poete volgari, che dire per rima in volgare tanto e quanto dire per versi in latino secondo alcuna proporzione. E segno che sia picciolo tempo è che, se volemo cercare lingua d'oco in quella di sì, noi non troviamo cose dette, anzi lo presente tempo, per 150 anni. E la cagione perché alquanti grossi ebbero fama di sapere dire è che quasi furono i primi che dissero in lingua di sì. E lo primo che cominciò a dire sì, come poeta volgare, si mosse però che volle fare intendere le sue parole a donna, alla quale era malagevole d'intendere di versi latini. E Ungaretti, con poche significative parole, chiosa questo passo di Dante. Non tentiamo ora di stabilire se questa affermazione di Dante sia veramente esatta, ma è bello che ci sia così al principio di nuove letterature l'idea della donna, questa idea di grazia, questa idea d'amore, d'amore terrestre, questa idea di vita.